Sarà sì un video grangalà, un trucco sofisticato, che di solito vediamo indossare dalle dive su questo red carpet, quindi toni nudi, sugli occhi, e per le labbra due soluzioni, toni nudi e rosso. Quindi trucco grangalà, ma a prezzo veramente bassissimo, ovviamente nel prezzo non è compresa la parte relativa al viso, fondotinta e correttore. Perché tanto si presuppone che ognuna di noi abbia già i determinati prodotti specifici per la propria pelle e il mascara, che tanto ce l'abbiamo tutte. Quindi, ho già messo la mia base ed ho utilizzato il mattificante ai frutti rossi di Essence, che per il momento, a parte che è profumatissimo, ma mi piace proprio come riesce sul viso. Passo al correttore che mi chiedete di solito qual è. Io utilizzo quello della palette di Zoeva. Eccolo, questo qua. Non ve lo faccio vedere dentro perché è esplosa la mia palette dei correttori. E come mi avete visto anche l'ultima volta, interno dell'occhio, ovviamente sotto agli occhi. Quella che farà in questo caso sarà una base un pochino, diciamo, più pesante della solita che mi avete visto fare per l'estate, poi vedremo anche perché. Ok, vado a mettere adesso di Essence, ce l'ho ancora in scatola perché l'ho comprato stamattina e lo sto provando per la prima volta con voi. È una crema colorata. Allora, questa è la medium to dark. Non so quanto riuscite a vedere, spero di sì. Ok, ed è profumata alla pesca. Vediamo cos'è. Si presenta così, come una crema appunto colorata, che vado a stendere sul viso. Allora, primo kit, devo dire che come riuscita di colore mi piace. Poi vediamo nel corso della giornata come si svilupperà la cosa. Allora, fisso il tutto con la cipria di Sephora, la Cognac Rosé. Il buco è sempre più aperto. Ok. Passiamo agli occhi. Per gli occhi utilizzo i primi due ombretti che mi vedrete utilizzare, sono questi due di Sephora. Allora, questo chiaro si chiama Californian Blonde numero 10 e questo scuro, questo marrone, si chiama Coffee Brown numero 18. Allora, eccolo. E questo è quello chiaro. Per la riuscita lo vedremo sugli occhi. Perché utilizzo questi due ombretti? Perché questi due ombretti più questi due, allora questo è il must have, è un grigio scuro, non è un nero, numero 06, più lo Starry Sky, che è un grigio glitterato, numero 7. Quindi questi quattro ombretti più una matitina nera. L'ho cercata tanto ma non l'ho trovata. No. Quindi 4 ombretti più la matita, 5 euro da Sephora, adesso con la promozione. E quindi stiamo già iniziando lo scontrino low cost per questo trucco da sera. Quindi, allora, l'ombretto chiaro lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Prendo il marrone
il coffee brown, quello di prima, pennellino piatto, e vado all'attaccatura delle ciglia superiori, tirandolo, vedete, fino all'esterno. Poi lo alzo in questa C e adesso lo vado ad allungare. Per allungarlo prendo il prodotto solo da una parte, in questo caso io l'ho messo da questa, e praticamente con la parte del prodotto verso l'alto vado ad insistere in questa zona e tiro indietro il prodotto e poi vado a sfumare. Allora, con un pennellino piatto più piccolo prendo lo stesso l'ombretto marrone e vado all'attaccatura delle ciglia inferiori senza avvicinarmi troppo alla V dell'angolo interno dell'occhio. Adesso utilizzo The Essence, l'eyeliner in gel, e questo è il Midnight in Paris. È proprio nero nero nero, non ha né luccichini, niente. E questo con questo siamo a 3,49 euro. Allora, l'eyeliner viene 3,49 euro. Lo prendo con un pennellino piatto e, partendo dall'esterno dell'occhio, vado all'attaccatura delle ciglia superiori. Pennellino e vado a sfumare il tratto di eyeliner in modo che non risulti più, vedete, la linea netta. Allora vado a fare lo stesso lavoro all'attaccatura delle ciglia inferiori. E sfumo anche in questo caso. Riprendiamo il Californian Blonde e andiamo all'attaccatura, scusatemi, all'arcata sopraccigliare. Matita per le sopracciglia Essence, che dovrebbe stare o a 1,49 euro o a 2,49 euro. Piegaciglia Ultratech Curve di Kiko. Viso All Over di Essence per le bionde. Allora, mi piace tantissimo, ma proprio tanto tanto. L'unica cosa è che anche con pochissimo prodotto ne va tantissimo sul viso, quindi ne dobbiamo prendere proprio poco 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 poco. Allora, passiamo alle due soluzioni per le labbra. Innanzitutto vado a fare il mio contorno con la matita di Essence, è la 06 Satin Mauve
Non fate caso alle mani per impiastricciare. Consiglio, destate le matite o comunque prodotti cremosi, frigorifero, sbatteteli là, quando dovete utilizzarli li prendete e poi li riponete, perché altrimenti quando li andate a prendere vedete tutto questo moncherino spiaccicato che poi sono da buttare. Quindi mi raccomando, tenete i trucchi in frigo. Quindi questa matita 1,49 euro. Ora vado a mettere di Kiko l'Ultra Glossy, è il numero 804, 4,90 euro. Versione 1 con le labbra nude. Vi chiederete perché ho utilizzato un rossetto e una matita di due tonalità diverse. Perché semplicemente il rossetto è troppo rosa e il colore successivo era troppo troppo rosa. La matita è un pochino più viola, quindi messa insieme mi dà quell'effetto che mi piace. Bello. Quindi, soluzione 1 con labbra nude. Vediamo la soluzione 2. Allora, vado a fare sempre il contorno labbra con la matita di Essence, questa volta è la 10 Femme Fatale. Mi sfumo il contorno con un pennellino perché queste matite sono tanto tanto cremose, quindi evito di colorarci, scusatemi, tutte le labbra perché rischio di sentirmele appiccicose. E vado con il rossetto di Kiko, il numero 84, 2 euro. Quindi, ricapitolando la spesa, i due ombretti che ho usato per primi, che fanno parte del cofanetto 4 ombretti più una matita, 5 euro, più eyeliner in gel di Essence, gli ombretti prima erano di Sephora, eyeliner in gel di Essence, 3,50, metto il 50 così è più comodo per fare i conti, quindi siamo a 8,50, più le tre matitine sopracciglia e labbra che mi avete visto utilizzare, per le labbra siamo a 1,50 euro ciascuna, quindi 3 euro, 8,50 più 3, 11,50, 2,50 la matita per le sopracciglia, eravamo a 11,50 più 2,50, 14. I rossetti di Kiko, 14 più, mettiamo 5 euro, 19 se optiamo per le labbra nude, quindi siamo a 19 euro se vogliamo un trucco da sera con le labbra nude, 14 euro più 2 euro del rossetto rosso di Kiko, siamo a 16 euro per il look che mi vedete adesso da Gran Galà, da Red Carpet con le labbra rosse. Quindi prezzi straconvenienti, approfittate adesso degli sconti da Sephora, da Kiko, nei negozietti online, approfittatene, anche perché comunque stiamo parlando, perlomeno per questo tipo di trucco, di tonalità pressoché nude, che quindi le portiamo d'estate, d'inverno, d'autunno, le sfruttiamo per qualsiasi occasione, rossetto rosso che tutte noi dobbiamo avere necessariamente, anche in questo caso approfittatene con gli sconti, e un rossetto nudo che comunque c'è mattina, oppure magari carichiamo gli occhi, rossetto nudo, quindi mi raccomando approfittate degli sconti e spero che questo make-up vi sia piaciuto. Come potete vedere è semplicissimo, è facile da realizzare, scusatemi, e non servono nemmeno grandissimi pennelli. Lascio adesso.